Amici ed amiche all'ascolto della visione di Radio Geek Music, siamo qui in compagnia di Michela Lunardi. Ciao! Ciao! Come stai? Bene. Ti vedo un po' impaurita, non ti faccio niente. No, è la prima volta che faccio una cosa di questo tipo. Ma sì, dai, non succede niente, andrà tutto bene. Vale. Guarda, parliamo di musica che so che sei più pronta, no? Così. Esatto. Non ti faccio come scuola, magari domande famose del professore, no? Allora, come ti sei avvicinato tu proprio al mondo della musica? Quando hai deciso, ho detto, ma oggi provo a cantare anche, boh. Ok, allora ho iniziato nella tua camera, sotto la doccia, non so. Sì, no, in realtà la prima volta che mi sono avvicinata alla musica è stata alle scuole elementari, ho iniziato a cantare in un coro in chiesa, e da lì poi mi sono avvicinata alla musica, ho iniziato a prendere lezioni di canto in prima media e a suonare il pianoforte. Adesso sto iniziando anche a suonare la chitarra, giusto per... qualcosina in più. Per provare qualcosa di nuovo. E cosa ti ha spinta a avvicinarti anche allo studio del pianoforte, visto che ormai al giorno d'oggi i giovani vanno sul computer, smanettano e niente, non usano più gli strumenti come il buon pianoforte qua di fianco? No, beh, suonare con degli strumenti, accompagnarsi è sempre qualcosa di più vero, che dà di più sicuramente. E il pianoforte in particolare perché è uno strumento comunque dolce, quindi è vicino anche al mio modo di scrivere, di vedere le cose, e lo sentivo più adatto a me, quindi mi ero appassionata fin da subito. Immagino che hai iniziato un po' con gli studi classici. Sì, inizialmente si inizia a studiare dalle solite cose, però il mio obiettivo fin da subito era accompagnarmi e scrivere qualcosa. E allora ti faccio una domanda magari un po' così particolare, no? Visto che sei molto giovane, ti chiedo, quando scrivi, visto che hai scritto appunto Anima, ma adesso ne parleremo dopo, ti ispiri magari o ascolti qualche artista che magari ti dà qualche ispirazione? Della musica italiana ascolto in particolare Elisa, mi piace Tiziano Ferro, Ultimo, vado al concerto, non vedo l'ora. Michele Infatti Morani. Nel tuo brano avevo trovato un po' di Ultimo. Davvero? Sì, nella parte finale del brano. Quella, sì, non so, cioè comunque... Sì. Nella scrittura ho qualche somiglianza l'ho trovata. Ah, oh, si attinge da quello che si sente un po'. Esatto. Infatti te l'avrei chiesto, se no. Ah, perfetto, è venuto fuori. Esatto. Sì, mi piace molto Ultimo. Sì, questi qua sono gli artisti che ascolto di più. Allora immagino che non ti piace, tra virgolette, ascoltare la trap, visto che va tanto di moda. No, non ascolto molto. Però in realtà al rap mi sto più avvicinando, mi piace di più. Però la trap non la sento molto... Non la senti vicina, ecco, diciamo così. Però ho visto su YouTube che ho spulciato qualche tua informazione, adesso magari mi dirai, non è vero, hai cantato anche in inglese, giusto? Sì. Sì, è stata l'unica canzone che ho fatto in inglese, che ho pubblicato l'anno scorso su YouTube, ma l'ho scritta in inglese perché era indirizzata a una persona in particolare che non sa l'inglese, quindi ho detto, bene, così non la capirà mai, però la volevo Allora non diciamo cosa gli hai detto, perché altrimenti no. No, in realtà io gli ho dato la traduzione in italiano a questa persona, però... Non l'ha capito. No, sì, cioè, ha capito la traduzione, ma l'ho scritta in inglese all'inizio per questo motivo. E come mai hai deciso poi dall'inglese appunto iniziare a scrivere in italiano? O è una casualità che hai pubblicato questo brano Anima appunto in italiano? No, in realtà mi piace più scrivere in italiano perché, a parte che noi siamo italiani, quindi cioè io mi esprimo meglio in italiano. Logicamente, e ho tante cose da dire. Come gli inglesi, come me, io sono nata in inglese, mettiamola così, non è che sono colto in inglese. No, tante cose da dire, mi piace, cioè in qualsiasi momento della giornata in cui ho dei pensieri, io scrivo in italiano e quindi alla fine mi vengono fuori canzoni in italiano. E appunto adesso allora veniamo a parlare di Anima, ma prima di parlare di Anima ti chiedo, appunto come parlavamo un attimo prima, cosa pensi appunto dei concorsi dei talent? Ok. Allora, prima dei concorsi, mettiamola così, visto che hai partecipato appunto dei New Talent, dove hai vinto appunto il premio Radio Geek Music. Sì, no, penso che siano occasioni belle per gli artisti come me, comunque giovani, che vogliono provare a farsi sentire in qualche modo. La cosa più bella sono le persone che si incontrano, perché ovunque sono andata a fare concorsi, sempre Canori, però in vari posti così, ho sempre conosciuto persone con cui ancora sono in contatto e che mi hanno dato tanto, a cui mi sono ispirata, e quindi si creano comunque dei gruppi, dei legami che continuano nel tempo. Questa è la cosa più bella. E la cosa più bella è che comunque siamo tutti accomunati dalla passione per la musica, quindi magari è un qualcosa che quando sono a casa con i miei amici normali non riesco a condividere, e in queste situazioni invece sì.
E poi appunto magari conosci delle persone valide, più esperte, che possono accompagnarti, darti dei consigli per pensare a cosa fare dopo. E comunque anche questa occasione non l'avrei avuta senza aver partecipato Invece guarda, adesso ti faccio un'altra domanda, visto che piace molto ai giovani, ma io sinceramente non concordo molto. al... I talent show televisivi. Sì. Secondo me i talent show televisivi sono esperienze da affrontare con una certa ottica, cioè non andare pensando di fare successo, ma andare sapendo a quello che si va incontro, ma nel senso che molte, molto spesso si vedono persone che fanno subito di successo, poi dopo spariscono. Boh, secondo me il principale motivo è farsi vedere, che è anche giusto perché oggi sono molto seguite questi programmi, però ci sono anche altri modi sicuramente, e comunque cioè, bisogna andarci nell'ottica di fare una bella esperienza, perché comunque che sia una bella esperienza vedendo le scenografie, il palco che offrono questi talent, sono sicuramente esperienze indimenticabili. Mentre tu faresti amici X Factor o qualcosa del genere, oppure preferisci fare i concorsi? O qualche altra esperienza, ma non talent proprio, Ma ad se oggi? ci fosse al un'occasione la farei anche, sicuramente, però la cosa più importante, come dicono sempre, è restare coi piedi per terra, ovviamente. Ovviamente. Ma sì, giusto così per vedere anche come funziona quell'aspetto della musica che oggi è, sembra avere la maggiore importanza, comunque. Vabbè, comunque, adesso parliamo di Anima. Sì. Com'è nato questo brano che io ho deciso proprio di premiare anche per l'importanza del testo? Che è un testo tosto. Ah, sì, un po'. No, è un tema che è molto vicino ai giovani e... Non è facile scriverlo, per quello. lo so, ma ogni tanto le parole mi vengono così. Cioè, a me piace con la musica, se, in particolare con quello che scrivo io, dare qualcosa in modo che le persone possano magari ritrovarsi o sentire che è qualcosa di vero. E ti dico così perché comunque solitamente un artista tratta o di amore, ormai i temi sono quelli. Amore, ho litigato, adesso va tanto la paura, ho visto tra i rapper, trapper, quelle cose lì. E l'anoressia invece tutti ne vogliono parlare ma non ne parlano, alla fine. Pericoloso. È pericoloso, però fatta da una ragazza molto giovane. Eh sì, è un tema forte, però... Ti do atto appunto di aver Ah. scritto un testo che probabilmente io forse a 90 anni non l'avrei mai scritto, anche se non scrivo. Per questo ecco, volevo mettere in evidenza questa cosa qua, che il testo ad oggi secondo me nessuno lo scrive, nel panorama Sono giovanile. diversa. E appunto come ti dicevo prima, ho notato questa ispirazione un po' ultima, specialmente nella parte finale del brano. Dove hai fatto una sorta di rap, possiamo dire così, Sì, cantato, cantata, sì. parlato. Sì. È nuova questa cosa, non l'avevo mai fatta prima, l'ho inserita nella canzone, ma in realtà perché volevo dire così tante cose che se continuiamo a andare lenta non ci stavano tutte. E No. quindi ho detto, accorciamo, comprimiamo tutto, ed è venuta fuori quella sorta di rap parlato. Guarda, allora adesso ti faccio un'altra domanda. Il brano dove lo possono trovare? Da Al nessuna momento. parte, Lo al possono seguire momento. da noi, ecco. Esatto. No, ancora non l'ho pubblicato perché comunque è un passo importante e voglio essere sicura di farlo nel momento più giusto. Quindi abbiamo l'esclusiva di ascoltare il programma. Ecco, Esatto. mettiamola così, quindi ovviamente siete obbligati in questo caso a seguirci per ascoltare lei. Però adesso non ti chiedo di improvvisarlo perché sicuramente mi guarderesti malissimo. Vero? Boh, cioè, un pozzettino, non lo so. Magari c'è il pianoforte. Ah, oh, oddio, non la... è da tanto che non la suono, in realtà. Vabbè, dai, dopo vedremo. Sì, I va nostri bene. ascoltatori vedranno a fine video se chissà cosa succederà. E comunque, dai. Allora, niente, ti ringrazio Grazie e a te. avrete la sorpresa a fine video se suonerà oppure no. Ciao. Ciao.